Qualcuno ha qualche problema questa settimana? Lei, brava, lei. Leva sta mano. Il mio problema è che non riesco a resistere al fascino della divisa. No? Qualsiasi divisa. I piloti d'aereo, ad esempio. Una volta sono entrato in una cabina di pilotaggio e me li sono fatta tutti e due. Pilota e assistente pilota. Pure il pilota romanico. Ma che fai queste battute? È un momento sensibile, si sta aprendo. Zitto. Allora è Freud che parla chiaro. Soltanto un pilota è in grado di far alzare un enorme oggetto. Non ci avevo mai pensato. Ma i poliziotti allora? Un mese fa ho simulato un furto per farne venire uno a casa. Ne sono arrivati tre. A tre? E ci abbiamo dato dentro come se non ci fosse un futuro. Giusto, brava, giusto. Vedi, questo è spiegato perfettamente da Jung, che dice appunto che le pistole sono un simbolo fallico primario. Va bene. Ma è metronotte allora? Ah, che metronotte? Stanotte ne ho incontrato uno in una strada deserta. E non le racconto i particolari. La seduta è finita. Potete andare, ci vediamo alla prossima. Arrivederci. Brava, brava. Arrivederci. Grazie, dottore. Prego, vai, vai. Oggi, ragazzi, saremo più democratici. Parla lei. Io continuo ad avere lo stesso problema. Ieri ho dato fuoco alle tende di casa. Quando sono arrivati i pompieri, siamo finiti tutti sul letto. Tutti? Quanti? Sette. Ha detto come sette nani. Stai zitto, non lo senti che la poverina si sta aprendo? Capito, ma che battuta? Ma sono stati bravissimi, perché alla fine sono riusciti a spegnere due incendi. Quello delle tende e il mio. Santi. Dottore, non c'è niente da fare. Appena vedo una divisa, perdo il controllo. Allora, ragazzi, la situazione è problematica. Dovreste uscire tutti quanti dall'aula perché devo rimanere solo con la signorina a focalizzare il problema. L'etica professionale me lo impone. Dai, dai. Dai, 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 dai. Veloci, non commentate. Sbrigatevi, il tempo stringe. Signorina. Sì? Ecco qua. Oh. Comandi! Comandi! Riposo!